Ciao pezzamanti del contenuto libresco, qui Morris per voi, che come al solito parla di libri. E questa volta sono lieto di presentare, anche vestito di tutto punto, la seconda parte del book haul di ottobre. Prima di tutto vi chiedo di lasciare like, iscrivervi e attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi alcun video, oltre che per supportare il canale. Oltre a questo vi chiedo anche di commentare se avete delle opinioni in merito a questi libri, specialmente se già li avete letti, se vi incuriosiscono o se li avete apprezzati o disprezzate. Sarò lieto di rispondere a tutti. Infine, seguitemi sul mio Instagram, morcorvini, per essere quindi aggiornati alle sciocchezze che potrò pubblicare di volta in volta. Detto questo, una volta svolta la prassi, possiamo passare alle cose importanti. Ebbene, il primo libro di cui andrò a parlare è Ballet Park di John Cheever. Un romanzo di 220 pagine, quindi molto piccolo, che tra l'altro è anche in corso, scritto da questo statunitense William John Cheever, il quale quindi è un po' diverso dai miei standard come tipo di narrativa, in quanto non è un romanzo di genere, e potrebbe essere definito semplicemente come una semplice opera di narrativa. Questo romanzo si sofferma su due soggetti ben distinti, ovvero Niles e Hammer, rispettivamente Chiodo e Martello, che sono anche due uomini dalla vita diametralmente opposta. Uno invece è un padre di famiglia, marito amorevole e fedele, mentre l'altro è invece un rinnegato obbligato a vivere in una società che invece lo odia. Le loro vicende si svolgeranno a Ballet Park, che qui c'è un simbolismo in quanto ballet vuol dire proiettile. La base del romanzo è appunto la prigionia delle convenzioni sociali, in questo caso presenti, rappresentate dai nomi stessi del personaggio o del luogo dove si svolgono le vicende, e la riflessione su questa fantastica città, che è anche la culla della media borghesia, la quale è un elemento ricorrente in questo scrittore. Non conoscevo assolutamente questo classico, non avevo neanche particolari aspettative, però leggendolo ho capito che probabilmente è un romanzo che meriterebbe un me, se non addirittura un voto negativo, in quanto rimane particolarmente fine a se stesso, senza stupire più di tanto. Comunque, proseguiamo. Passiamo invece da un romanzo non di genere a uno più etichettabile, ovvero Grazia Verasani con Quo Vadis, Baby. Devo dire la verità, non avevo alcuna aspettativa, non conoscevo né l'autrice né il romanzo, e l'unico motivo per cui lo posseggo adesso fra le mani è per sfruttare una promozione della grande M e per procurarmi in particolare un romanzo più appetibile. Chiedo venia all'autrice. Credevo questo fosse un romanzo simile a Pista Nera di Manzini, che ho trovato molto molto appetibile e che è concluso quindi da tempi relativamente recenti. Ma leggendolo ho potuto comprendere che di giallo avrà ben poco questo romanzo e si soffermerà su altri elementi. Questo è il primo della serie di sei romanzi, di cui l'ultimo è Come pioggia sul cellophane, ovviamente della stessa autrice, che ho visto anche recentemente in libreria, perlomeno nei tempi in cui in libreria si poteva ancora andare. Caratteristica del romanzo sarà quindi elementi particolarmente maturi, quali suicidio, depressione, alcolismo e male, il famoso male di vivere, che è stato portato avanti anche da Madame Bovary. Ma di Madame Bovary questo libro non ne va a nulla. Accenderò un po' di trama. Appunto, la protagonista è Giorgia Cantini, la quale quindi è alcolizzata e passa gran parte del tempo nei locali ad ascoltare musica jazz e a bere fino al mattino. Lei ha 40 anni, non ha né figli né famiglia e crede di aver perso tutta la sua vita senza risolvere nulla e averla quindi sprecata. È un'investigatrice privata, ovvero di coloro che scoprono adulteri da parte di coppie non propriamente corrette, e vive a Bologna, una città che è molto brava a nascondere il proprio marcio. Ma qualcosa nella sua vita cambierà, in bene e in particolare anche in peggio, ovvero scoprire la presenza di una scatola con decine e decine di lettere della sorella Ada, la quale era partita per Roma alla ricerca di un sogno fugace di diventare famosa nel campo dello spettacolo, in particolare nella recitazione. Partita quindi in un giro di depressione, alcolismo e fino a porre fine alla sua vita, suicidandosi 16 anni prima. La protagonista Giorgia sarà appunto ancora tormentata da questa perdita, che non è ancora riuscita a superare. E un elemento che farà riaffiorare da un lato il dolore, ma dall'altro lato la curiosità su questa morte,
e la presenza in queste lettere del cosiddetto A, che sarà quindi considerato l'amante o la amante della stessa Giorgia, persona che probabilmente potrà anche essere stata presente quando la sorella ha deciso di togliersi la vita. Per quanto potevo pensare che la trama potesse essere carina e che magari con un buon linguaggio e magari qualche riflessione un po' più ispirata su questi temi di alcolismo, depressione e suicidio, poteva anche essere un romanzo gradevole, ma così non è stato. Passiamo adesso nel vivo di questo video, nonché book haul. Infatti sono due libri, due romanzi del medesimo autore, un autore che mi affascina da tempo e che apprezzo magari in più, magari in meno, in ogni romanzo. Infatti sto parlando di Stephen King, del quale il primo è The Mist in questa edizione singola. Questo The Mist devo dire che aspettavo di comprarlo da qualcosa come ben 4 anni, dato che volevo appunto prendere questa edizione singola. Comunque mai sono riuscito a trovarlo e quando magari era presente non l'ho comprato. Invece quando invece non è più disponibile volevo comprarlo. Per via delle grandi aspettative e curiosità che mi dà questo romanzo, non voglio spoilerarmi nulla, quindi non ho cercato informazioni. Ho detto che è un horror con elementi fantascientifici, racconto punta della raccolta Scheletri del 1985. Quindi mi fermo qui. Invece il prossimo romanzo è invece una raccolta vera e propria di racconti del nostro Stefanone, Il Bazar dei Brutti Sogni. Anche in questo caso, come con Mist, aspettavo di leggerlo da molto molto tempo, forse anche di più di Mist, senza aver mai avuto modo di procurarmelo, dato che volevo prendere un'edizione specifica, ma ci arriverò dopo. Così in passato mi sono messo a cercare delle raccolte di Stephen King, delle quali al primo acchito avrei dovuto comprare Scheletri, ma questa era la seconda opzione. La curiosità è che questo libro ho comprato su IBS, cercando quella fantomatica edizione che volevo comprare, e dato che alla grande M non c'era quell'edizione, ho deciso di rimandare l'acquisto e procurarmelo online. Però ha voluto che, nonostante quell'edizione era mostrata fra i libri presenti, una volta acquistata mi è arrivata questa pessima edizione, con la cover più anonima del mondo, che tra l'altro era anche la stessa che non ho comprato alla Mondadori. Quindi il prossimo libro è invece un giallo, uno dei miei generi favoriti, Postmortem di Patricia Cornwell, ovvero il primo romanzo della famosa serie della altrettanto famosa Kay Scarpetta. Va detto che nell'ultimo periodo mi sono segnato numerosi titoli da leggere, attività che comunque nell'ultimo periodo, se per ovvi motivi, arrestata. In particolar modo ho scoperto un grande interesse per due generi specifici che vorrò recuperare quando sarà possibile, ovvero il thriller d'azione, di cui ho già alcuni titoli segnati, e in particolare il thriller psicologico, che è un genere che non ho mai avuto modo di assaporare. Questo ha comportato di cercare numerosi numerosi thriller, quindi oltre a Lee Child come autore di thriller, sono molto incuriosito, in particolare mi viene in mente Joe Nesbo, di cui ho letto Un favoloso uomo di neve, e aspetto di leggere il primo della serie di Harry Hole, ovvero Il pipistrello. Poi ci sarebbe anche a citare molti altri autori, tra cui Deaver, Archer, Thornton Rosenfeld, scusate la pronuncia, che rappresenta quindi il miglior thriller di sempre, ovvero quello nordico, oppure anche Wolf Dawn, consigliato da Thriller Squad, questa ragazza che ha un'importante pagina su Instagram a tema thriller, con cui condivido gran parte dei gusti letterari. Poi ci sarebbe da citare anche Lansdale con la serie di Happy Leonard, oppure anche a questo Patricia Cornwell con il personaggio di Kay Scarpetta. La serie e questo personaggio in particolare è molto famosa e, seppur non da tutti, anche particolarmente apprezzata e presa anche in considerazione da molti. Ma ho letto su Amazon in una recensione che questo romanzo in particolare poteva avere una struttura un po' piatta, per così dire, sia come trama sia magari come personaggi. In ogni caso sono molto curioso perché Kay Scarpetta è, non vorrei dire una sciocchezza, ma un punto di riferimento nel mondo thriller. Per questo non mi aspetto che sia un capolavoro, ma aspetto che almeno che sia perlomeno godibile. A questo punto quindi manca l'ultimo libro della recensione che ho stampato, perché
Perché a questo punto mancano ancora quattro libri che vedo di completare lettura e stamparli al più presto. In ogni caso, adesso torniamo ad un classico novecentesco. Anche in questo caso è un libro che aspettavo di leggere da tantissimo tempo, ho scoperto ai superiori un testo di antologia. Sto parlando di Jack Kerouac con Sulla strada. Sulla strada è il romanzo culto di questo scrittore di nome Jean-Louis Kerouac, abbreviato appunto come Jack Kerouac, il quale è considerato come uno dei più grandi scrittori del XX secolo, autore di decine di libri e raccolte che culminano in Sulla strada, il simbolo assoluto di libertà, l'assoluto di libertà, la ricerca del proprio io e il manifesto della cosiddetta Beat Generation, un movimento giovanile che si è sviluppata a partire dagli anni 50 negli States, che ha influenzato vari aspetti dell'arte, dalla pittura alla scrittura e anche della poesia. Questo movimento giovanile era incentrato su temi ben definiti, in particolare anticonformistici, ovvero il rifiuto delle norme, la sperimentazione di droghe e di sessualità alternative, l'interesse anche per la religione orientale, l'antimaterialismo è un'espressione molto cruda della condizione umana. Da questo quindi non serve dire che Kerouac è stato realmente un avanguardista, capace di anticipare i tempi, dalle idee fortemente progressiste e di stampo particolarmente riconducibile all'anarchia, un tema per me molto importante, dato che ho portato una tesi proprio a riguardo. Rimasi folgorato all'epoca, quando avevo praticamente 17-18 anni, quando lessi di questo romanzo nel libro di antologia, scoprendo solo poi che questo scrittore, Jack Kerouac, ha scritto quindi Sulla strada nel 1951, senza alcuna modifica, quando aveva 29 anni, nell'arco di 3 settimane, aiutato solo da droghe e da caffè. Di cosa parla questo romanzo nello specifico? Ebbene, è presto detto. Il succo del romanzo è: un gruppo di amici, realmente esistiti in quanto appunto è un'autobiografia, nei quali i personaggi sono o amici dello stesso Kerouac, anche lui presente nel romanzo, o persone che ha realmente incontrato. Decidono quindi di mettersi in macchina e partire in un lungo viaggio che percorrerà tutti gli Stati Uniti, alla cerca di libertà, quindi anche in balia di eventi ed imprevisti. Il tutto poi è coronato da una breve frase, una breve battuta dei personaggi che è capace di riassumere questo grande senso di libertà che vuole rappresentare questo romanzo, ovvero nella celebre frase: dobbiamo andare e non fermarci fin quando non siamo arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare.